2000 persone in 3 giorni, 60 volontari al lavoro e tanto divertimento in sicurezza anche all'Arena BCC. Grande successo per la festa della Cresciamatta e Hockey in Porchetta. L'evento ospitato ai Tre Ponti di Fano giunto alla 36esima edizione. Dopo l'appuntamento saltato l'anno scorso a causa della pandemia, quest'anno la cooperativa ha deciso di organizzarlo insieme alla Proloco per regalare da venerdì a domenica momenti di spensieratezza. Prenotazioni, distanziamento e temperatura corporea misurata all'ingresso, tutto gestito nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. Siamo venuti qua per festeggiare questa bellissima iniziativa, è una cosa stupenda. Speriamo di ripartire alla grande e ritornasse tutta la normalità. Tutto veramente bene, c'è un'oca che è fantastica. Abbiamo già dei tortellini che erano eccezionali, quello vuoi. La Cresciamatta non si sbaglia mai. Perché mi sono innamorato. E sono state 120 le oche gustate da fanesi e turisti nelle 3 serate dell'evento, ben 1200 invece le crescematte, pizza e rosmarino preparate seguendo la tradizione contadina. In tanti hanno scelto il servizio da sport, immancabile poi la classica tombola che ha intrattenuto gli appassionati. Buonasera, di dove siete? Bologna. Da Bologna direttamente alla festa della crescematta oppure siete degli abitué di fans? Case qua in zona, quindi veniamo spessissimo, siamo mezzi fanesi, mezzi pesaresi, siamo una via di mezzo insomma. Come sta procedendo? Abbiamo fatto una tombola e anche un ambo. Posso chiedervi da quanti anni venite a Fano? Addirittura 40, mia madre comprò una casa 40 anni fa e io la mantengo, quindi ci piace molto e di solito frequentiamo anche tutte le sagre della zona, quindi siamo felici di aver ripreso dopo il Covid questa bella usanza e qua ci siamo trovati in totale sicurezza. E questa sera è andata anche bene? Ah, i miei amici sì, a me no, io sono fortunato in amore, perdo sempre. Soddisfatto per la riuscita dell'evento il presidente della cooperativa Gino Bartolucci. Grazie al tempo, grazie a tutti, grazie a Fano TV che ci ha dato delle belle opportunità di visibilità naturalmente. Abbiamo avuto un gran riscontro, non ce l'aspettavamo perché la musica era il nostro forte, no? Grandi orchestre, grandi balli, grandi. Quest'anno tolto tutto, solo Bicio e Barzellettiere, una tombolata e il gaffo all'arena, naturalmente. Un modo diverso, un modo per ridere anziché per saltare e ballare, però grazie a tutti per questa grande edizione in un momento difficile. Abbiamo saltato un anno. Però la forza, la voglia era tanta di ripartire, siamo ripartiti alla grande.